Le pagelle di queste ultime due gare prima dei mondiali, quindi preludio alla rassegna iridata di Cortina, siamo a Garmisch, discese super gigante maschili. Allora, non arrabbiatevi con i miei voti, perché io li appioppo sempre stando alle mie aspettative personali, che forse sono anche le vostre, no? Allora, 10 lode, ne abbiamo una sfilza, no, ma qualcuno sì. 10 lode naturalmente a Paris in primis. Paris che è tornato alla vittoria 13 mesi dopo, l'ultima volta che riuscì a salire sul gradino più alto del podio fu nel 19 dicembre 27-28 a Bormio con la doppietta strepitosa. Poi purtroppo di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, anche sporca, perché si è fatto male, e dopo un anno è tornato sul podio a Kitzbühel, e adesso due settimane dopo siamo sul gradino più alto proprio a Garmisch, una pista storica sulla Kreuzek, che sulla Kandahar 1. E cosa ha fatto Paris? Ha sciato divinamente, ha dimostrato come bisogna sciare per vincere su queste nevi salate additivate con questi additivi chimici, sorde al contatto, nella risposta. Sempre molto difficile dosare la presa di spigolo, perché è facile cadere in tentazione non sentendo la sciata precisa, ti viene da tenere troppo. Invece lui se ne frega totalmente, li ha sempre mollati anche in curva, a posto di cedere centimetri preziosi in termini di traiettorie ideali in uscita di curva, e bene ha fatto. Devo dire che anche nella Hölle, nella parte finale, dopo il salto dalla parte centrale, era difficilissima quella parte, ed erano fondamentali quelle curve, perché dovevi farle proprio azzeccandole al 100% se volevi essere veloce nella parte ultima davanti al traguardo. E ti dico che ha fatto la differenza, perché sopra ha lottato sul filo dei centesimi con l'eterno rivale Foyth, e poi di là avanti gli ha spento un po' la luce e se l'è lasciato dietro di 37 centesimi, 4 decimi, non sono pochi. Quindi eccezionale Paris. Foyth, 10 lode anche lui, perché è rimasto sul podio in una gara importante prima dei mondiali, dopo la doppietta fantastica di Kitzbühel, quindi un grande interprete che si conferma in grandissima forma, quindi pericolosissimo appunto per i mondiali. Krickmayr, 10 lode anche a lui, è l'unico superstite dei quattro vincitori dei quattro superstiti precedenti, questo di Garmisch. Tutti gli altri in ospedale: Mauro Kowiecen, Kilde, RCS, l'americano Ryan Bob Cochran Siegel, che aveva vinto, stravinto a Bormio, quindi fortissimo, anche lui purtroppo è andato a riempire questo bollettino di guerra. Krickmayr ha vinto a Kitzbühel, l'ultimo Super G prima di Garmisch, e si è ripetuto a Garmisch, quindi dimostrandosi il più forte in questo momento in questa specialità. Veramente eccezionale la sua sciata, mai una remora, un dubbio, un'incertezza, ma un'imprecisione in questo Super G disegnato bellissimo da Ghidoni, allenatore degli italiani, un Super G veloce, filante e tecnico al punto giusto nei tratti giusti. Bellissime le curve prima dell'arco centrale, quello sponsorizzato, quella curva in volo dove bisognava invertire in fase aerea, e poi la strozzatura sotto nella compressione in quelle curve a maglie più ravvicinate, forche caudine per i discesisti puri, perché i discesisti sopra andavano bene, se la sono cavata bene, e poi lì attesi al varco qualcuno ha dovuto pagare un conto salato. In Rofer 10 in Rofer, perché ha fatto altri due quinti posti davvero altisonanti, una grande conferma dopo i due quarti posti di Kitzbühel, quindi una rinascita a pieno titolo, a 360 gradi. L'abbiamo rivisto sciare anche in Super G, come per incanto. Abbiamo rivisto l'Innerhofer del 2011, ricorderete, qui era tantissimo che non si correva in super gigante dai tempi dei mondiali, ma su altra pista, come quando vinse la medaglia d'oro ai mondiali, quindi a tratti veramente superlativo, e quindi è bello sapere che c'è anche lui insieme a Paris, pronto a sferrare l'attacco a queste medaglie sulla vertigine di Cortina sotto le tofane. Maier, 10 e lode. Maier non scende più dal podio, aveva fatto fatica a trovarlo nelle prime gare di stagione, di questa stagione,
e poi aveva vinto a Bormio e da lì sempre sul podio, anche i tre podi eccezionali di Kitzbühel nelle due discese del supergigante, altri due podi qui, terzo e secondo nella discesa del supergigante, quindi si presenta con dei crediti davvero notevoli a questi mondiali, il fuoriclasse due volte campione olimpico in discesa e in superg in due diverse olimpiadi. Odermatt 9,5, anche lui è una bella conferma, a Kitzbühel era stato secondo, battuto solo da Kriegmeier, memorabile quella traversa che fece proprio prima di imboccare là nel Kammesus, veramente molto molto bravo, e anche qui è stato bravo perché è arrivato terzo partendo col numero 1 e quindi anche lui uno dei grandi interpreti di questa specialità quest'anno. A maggior ragione adesso che mancano tre grossi calibri come Kaviezel, Kilde e Ryan Cochran Siegel. Concluderei con Buzzi, al quale do un brutto voto 4,5 perché mi ero un po' illuso dopo il sesto posto nell'unica prova disputata qui prima della discesa. Ho detto dai che ci siamo, l'altro anno era stato mi pare decimo, si era fatto male 2 anni fa, poi l'altro anno appunto aveva recuperato e quest'anno però nebbia perché fa veramente fatica ad andare a punti, oggi ne ha preso uno, diciamo, nell'ultimo supergigante, è arrivato 30° e quindi purtroppo ha il fiato corto. Allora, con queste pagelle vi do appuntamento ai mondiali.